caffè con Claudia Lagona, in arte Levante. Hai pubblicato da poco il tuo secondo romanzo, questa è l'ultima volta che ti dimentico. Insomma, da cosa è nata la tua esigenza di scrivere romanzi, di raccontarti anche nei romanzi? Nasce da, in realtà, da un sentimento di inadeguatezza. Tante volte non mi sono sentita all'altezza di situazioni che stavo vivendo e quindi sono andata a ritroso e ho ripercorso il passato fino ad arrivare alla prima elementare. E quindi sono arrivata da Anna, sono arrivata a questa protagonista. Ti freno perché noi raccontiamo il tuo libro attraverso le nostre domande che sono contenute in queste zollette. Quanto sono importanti per te le radici? Sono rimasta ancoratissima alla mia terra e credo di dimostrarlo esteticamente e nello spirito. Che cos'è per te la Sicilia? In questo libro tu la racconti sicuramente come una terra ricca di grande calore, grandi colori, ma anche racconti il suo aspetto, insomma, più duro. Ho vissuto in Sicilia fino ai 14 anni e quello che ho vissuto era all'interno di questo paesino di 17.000 anime. E il mare era veramente la meta estiva e se mi affacciavo dal terrazzo vedevo distese infinite di campagne, aranceti e quindi io veramente racconto di questo, di quello che ricordo della mia terra. Zolletta! Zolletta! Cioè, se mangiassi tutte queste zollette di zucchero sarei morta. Cioè, chi l'ha fatto? Teatro dal verme. È più emozionante entrarci come musicista o per presentare il proprio libro? Direi che sono delle situazioni molto differenti. In fondo, quando entri con il tuo libro sotto braccio, adesso accadrà. Però deve essere un po' come, ok, ti racconto questa storia. Con la musica faccio molto altro, mi lascio veramente andare. La danza rappresenta per Anna quello che per te ha rappresentato e rappresenta la musica? Assolutamente sì. Diciamo che ho sfruttato Anna per raccontare del mio grande sogno. Credo che la chiave che insomma abbia aperto questa porta per la realizzazione dei miei sogni e della mia felicità sia stata davvero la verità. E io non racconto niente di diverso da quello che vivo, non mi invento quasi mai nulla. Ciao Levante, nei tuoi libri parli spesso d'amore. Cos'è per te l'amore? L'amore non è un sentimento immediato, si costruisce, arriva dopo tanto tempo, quindi l'amore è sicuramente impegno. Qual è la tua canzone e il tuo libro dell'adolescenza? Il mio libro dell'adolescenza è 2 di 2 di Andrea De Carlo. La mia canzone dell'adolescenza è Valvonauta dei Verdena. Ciao Levante, quando tornerai in tour? Mi rivedrete sul palco dal 2019, quando insomma uscirà il nuovo disco, che non vedo l'ora di farvi ascoltare, sono molto fiera di questo lavoro. Grazie a Levante, a Claudia. Grazie mille, grazie a voi. E noi ci rivediamo al prossimo caffè.